Fred De Palma, ciao. Non ti vedo da una vita. Siamo pieni. Qualcuno venga a portare via una tonnellata di microfoni. Grazie. E senti, ma io veramente vederti qua per me è pazzesco, cioè vuol dire che il mondo sta cambiando. Il mondo si è rivoltato. Amadeus ha cambiato il mondo. È bellissimo. Ha cambiato Sanremo. Assurdo, scusatemi. No, figurati. E tu invece te l'aspettavi che potesse succedere una cosa del genere? Ma guarda, in realtà era una cosa che negli ultimi 2-3 anni ho voluto fortemente per una questione proprio che è diventato super figo. Cioè, nel senso, ho iniziato proprio anche a seguire il festival. Prima non lo seguivi? L'ho perso per qualche anno e poi l'ho rivisto poi ultimamente così. Dicendo, oh, però... No, ho sentito che parlava proprio il linguaggio mio, certo. Dei miei amici, quindi è stato, cioè, lo paragonerei tipo ai Grammy come situazione. Vedi? Fighissima questa cosa. È vero, devo dire che questa sensazione dei Grammy, quest'anno in particolare, anche per il contorno che c'è qui, no? Parchi sparsi, proiezioni sui muri, c'è anche un po' un'idea un po' più di un po' più all'americano, no? Come, è vero. Rispetto ai vecchi Sanremo. Come genere. Sta diventando un po' questo, effettivamente. Sì, ma secondo me anche il fatto che si è un po' sdoganata la roba proprio della canzone sanremese, no? Nel senso che ormai ognuno, cioè io penso che ogni artista qua abbia portato un pezzo di sé. Come l'hai sentito allora il debutto? Una canzone, e questa è la prima volta che ha vissuto di vita propria, quindi perché l'hai tenuta per un po' in ascolti, come dire, mai veri. Stasera è andata al pubblico. Secondo te come è andata? Cioè, io spero di sì. A noi tantissimo, però insomma la tua sensazione... Questo mi dicesse no, perché a noi no. No, a noi no, secondo te? Però magari a qualcuno. No, guarda, in realtà ti dico, avevo voglia proprio di cantarla sul palco questa canzone, perché secondo me merita, e secondo me nelle prossime serate la farò ancora meglio, spero. Grande, ma certo. Allora, grazie di essere stato qui, che sia una settimana fantastica e ti aspettiamo la prossima volta. Grazie mille. Complimenti per tutto, Fred, perché comunque la carriera di Fred De Palma non è roba da poco, veramente. Grazie, sei un grande. Grazie mille, ti rivediamo qua in questi giorni. Ma chi è che sta facendo i Maneskin? Fiorello.